Salve a tutti ragazzi, in questo video vi farò vedere come guidare un pick-up americano in America col cambio automatico. Macchine americane sono molto molto semplici, disegnate proprio per gli americani che non vogliono pensare, parlare, eccetera. Questa macchina ha il keyless, quindi ho la chiave qua, e per accenderla non solo devo premere il pulsante, ma devo anche schiacciare sul freno, perché le macchine in America col cambio automatico hanno solo due pedali, acceleratore e freno, quindi pup, premo qui. I pick-up hanno il freno a mano, così le altre macchine di solito hanno il pulsantino, però i pick-up sono le uniche macchine che hanno ancora il freno a mano vecchio stile. Nel cambio qua potete vedere che abbiamo P parcheggio, R retromarcia, N neutrale, D drive, e poi se vado in D e giro a sinistra posso cambiare le marce sopra e sotto il cambio sequenziale. Si può vedere qua, Sofia, guardiamo, 4, 3, 2, 1. Come dire, si può cambiare tranquillamente. Io sto in P e vado dietro nella D. E lascio l'acceleratore e giro, perché c'è sempre un po' di momentum che questa macchina va. E poi, boom, accelero. Wow! Neutrale invece, ragazzi, si cambia, si accelera, la macchina si muove perché sto in discesa, si accelera, non si fa niente. Questa macchina è a due ruote motrici, posso cambiarlo a 4 high o a 4 low, in modo tale se ho bisogno di più trazione. Detto questo, è stato un grandissimo piacere mostrarvi come si guidano le macchine in America. Arrivederci, ciao a tutti.